Ciao a tutti ragazzi, sono Hyde, come vedete torno con un nuovo video e oggi finalmente vi mostro il migliore acquisto di Blackpool. Ho acquistato questo robot che risolve il cubo di Rubik. Avevo anche lasciato un sondaggio e chiaramente mi avete detto di prenderlo perché ero indeciso, però dopo mi sono convinto e dovevo assolutamente averlo. Colgo l'occasione, se non mi seguite su Instagram vi lascio il link in descrizione, che è della Gun, marca che di cubi tra l'altro che uso anche spesso per gli Speed Cube. E ragazzi, sono contentissimo, vi faccio vedere. Apriamo la custodia. Vedete, la tana, non c'è quasi nulla dentro. C'è questo, che è il robot, che funziona proprio super easy. Si tirano su così le braccia, quattro braccia, che hanno sti cosi dove poi va incastrato il cubo. E poi ce n'è uno in più, che è questo qui, che va sotto, chiaramente perché il cubo così si incastra anche nel pezzo sotto. E poi vabbè, il suo alimentatore, guardate, tra l'altro nero, fighissimo. E la cosa bella è che mi basta, adesso attacco questo e basta anche solo per alimentarlo un caricatore portatile che ho qua. Quindi tecnicamente, anche solo facendo così, in teoria va già. Però vi spiego come funziona. Intanto c'è un suo cubo allegato, sempre della Gun, che tra l'altro è un cubo buonissimo, cioè scorre da Dio. E questo cubo sembra un cubo normale, in realtà è un cubo elettronico. Cioè è collegato, cioè si collega ad un'app per il telefono. Quindi questa app qui, Cube Station, ok, questa qua, spero si veda. Devo connettere il cubo e per connetterlo devo agitarlo, vi giuro, proprio così. Così dovrebbe trovarmelo. Ecco, l'ha trovato, assurdo. Guardate che figata. Cioè, vedete, io muovo il cubo e tridimensionalmente si muove anche quello. E poi devo connettere il robot, quindi clicco qui, tac, si è mosso. Ok, quindi ora dovrebbe essere tutto collegato. E ora raga vi faccio vedere il futuro, bellissimo. Cioè vedete, io giro il cubo, è proprio tridimensionalmente si muove anche nell'app. E guardate, se io sposto uno strato, anche nell'app si muove, cioè bellissimo. Vabbè, ma a parte questo, ora cosa faccio? Provo a mischiarlo e testiamo sto robot. Lo mischio con una mano, così potete vedere anche nello schermo che si va a muovere. Vi giuro, stare qua tutto il giorno a vedere quel cubo che si muove. Ok, direi che è abbastanza, quindi è a posto, sì, è uguale. A questo punto, per inserirlo nel robottino, si deve premere qua, così si allargano le braccia. Si inserisce, si lascia così, si incastra, ok, e poi ok, così lo chiudo. Ora niente, non ci resta che startare, quindi ve lo metto qua così vedete bene. Start solving, fatto, raga, ma che figo. E basta, è finito. No, e come vedete l'ha risolto. Quanto ci ha messo? Cioè 4 secondi, tipo 4 secondi. Facciamo un'altra prova, testiamolo. E voi dite, cosa mi servirà questo robot? Adesso vi spiego le mie idee. Però prima facciamo un'altra prova perché è fighissimo. Perché arrivo col cronometro. Vieni col cronometro? Grazie Jack, così facciamo una prova. Ok, ci siamo. Vado ad inserirlo, Jack. Non sei emozionato quanto me? Troppo, zio. È il futuro. Okay. 3, perché fa sempre due mosse tipo, sì, tzz, sì. E poi continua. 3, 2, 1, via. Stop. Quanto ci ha messo? 5,33. Beh dai, in realtà onesto. Ci sono degli umani che ci mettono anche meno in realtà. Assurdo, non so come facciano. Beh, quindi 5 secondi, 4-5 secondi l'hanno già provato a cronometrare. E te lo risolve perfettamente. Qualunque caso, non conta quanto è mischiato. Però la cosa fighissima è questa. Cioè guardate che si muove tridimensionale. E qual è la cosa bella in realtà? A parte questo, perché uno dice, beh, un risolutore del cubo di Rubik lo compri se non sai risolvere il cubo. Per me non è vero. Cioè, oltre che è fighissimo da vedere, è un bell'oggetto da avere, soprattutto se una appassionato ovviamente di queste cose. E in più, la cosa bella in più, non vi sto facendo sponsor del prodotto, l'ho comprato e vi dico com'è perché mi piace particolarmente. Ci sono delle modalità che ti insegnano certe cose del cubo. Cioè quindi tipo, vedete, ci sono tipo dei livelli. Ogni livello c'è, non so, metti il cubo nel robot, il robot te lo mischia con un determinato setup e ti dice come andarlo a risolvere. Quindi piano piano tu impari gli algoritmi e velocizzi la risoluzione. È come avere una sorta di tutor, di maestro che ti insegna e ti aiuta a velocizzare i tempi col cubo. Molto figa come cosa, cioè molto originale. Poi puoi anche fare tipo le battaglie, cioè tipo se becchi dei giocatori online, poi con lo stesso miscuglio puoi sfidare gli altri a chi lo risolve prima tramite l'app, perché chiaramente il cubo è
collegato all'app. Io è da quando sono piccolo che vedo magari dei prototipi di robot che risolvono il cubo. Mi ricordo c'è stato quello dei Lego, fatto interamente con i Lego, che è fighissimo, che te lo risolve. Insomma, ne ho visti tanti, non ce n'erano mai in vendita, perché erano cose, cioè, che non vedi mai, cioè, che non vendono sostanzialmente. E adesso la Gunna ha fatto sto robottino che per mettere lì il cubo risolverlo. Ho detto no, devo prenderlo per forza, per forza. Quindi sì, non è una cosa così utile, ma dovevo assolutamente averla. Voglio fare un test, però adesso voglio vedere robot versus magia. Jack, mi dai una mano? Allora ti spiego cosa devi fare. Provo a risolvere il cubo. Ok, con io provo con la magia. Ok. E tu fai partire il timer, ok? E vediamo chi lo risolve prima. Ok, quando vuoi. 3, 2, 1, via. Boh. Che pirla. Ti ho battuto, robot. Hai 1, robot 0. Però il record mondiale è meno di 4 secondi. Quindi potenzialmente. Facciamo un test. Metto il robot e il filmato del record mondiale. Vediamo chi finisce prima. 3, 2, 1, via. Assurdo, raga, ci ha vinto l'umano. L'umano ha battuto la macchina. Quello è un caso su tantissimi qua. E chiaramente il robot ci mette sempre così. Tra l'altro, avevo in mente di fare un video, ditemi se lo volete, perché l'ho visto da un americano, se non sbaglio, che ha preso uno dei più veloci al mondo a fare il cubo di Rubik e appunto gli faceva fare delle sfide col robot. E la cosa bella è che ogni tanto vinceva il robot e ogni tanto vinceva lui. Io pensavo di andare dal più veloce in Italia, che non sono io. Se lo volete, scrivetemelo che contatto appunto il campione e vedo se riesco a organizzare il video, perché secondo me sarebbe davvero fighissimo e interessante. Dai, per la chiusura vi faccio vedere l'ultima risoluzione da super vicino, così potete vedere dal mio punto di vista quello che vedo e emozionarvi quanto me. Sì, vado. Sempre fighissimo. Perfetto ragazzi, concludiamo così il video e nulla, vi ringrazio per aver guardato, lasciate un mi piace, appunto un commento se volete vedere il video di cui vi parlavo prima, e noi ci vediamo sabato con un nuovo video. Ciao ragazzi!